Buongiorno, di fronte a noi abbiamo Alessio Logi, uno dei fratelli dell'azienda, il colombaio di Santa Chiara, che si è portato dietro due bellissime bottiglie, due bellissimi vini da farci vedere. Come va? Come va? Buongiorno. Buongiorno, va bene, parecchio di fretta perché comunque è il periodo decisivo che si concretizzano tutti gli sforzi fatti in un anno in vigna e ora stiamo raccogliendo, quindi è un periodo impegnativo e molto impegnato, direi. Ok, beh, ora è un momento particolare, come lo è stato precedentemente il lockdown della pandemia. Ora è un momento importante perché c'è non voglio dire lockdown, ma cioè quasi chiuso per la vendemmia, insomma. Lockdown per vendemmia. Ti ringrazio per il tempo che ci stai dedicando. Allora, in Grazie a voi. considerazione del fatto che c'è poco tempo, cerchiamo di fare un'intervista, cioè risolutiva, breve, cioè sintetica, ma molto, molto chiara. Prima domanda che io ti pongo è se tu mi puoi fare una breve storia, una sintetica storia da quando è nata la vostra azienda, cioè come si è evoluta fino ad arrivare, insomma, ai giorni nostri. Insomma, ecco, quali sono le tappe importanti in cui si è sviluppata, insomma, cioè in questo periodo, insomma, cioè la vostra azienda. Io mi zitto e lascio la parola a te. Le tappe sono abbastanza chiare, cioè grazie al lavoro di una vita di nostro padre, di Mario, agricoltore da sempre, uomo che ha vissuto la fine anche della mezzadria e quindi l'agricoltura l'ha vissuta sotto tanti aspetti. Niente, ci ha messo a disposizione una ventina d'anni fa, insomma, degli appezzamenti di vigneto. Ci ha messo a disposizione l'opportunità di provare a fare vino. Io avevo poco più di 20 anni, avevo iniziato a studiare enologia e niente, passo passo è incominciata l'avventura. Non è mai stato un gioco, ma insomma all'inizio si parlava di una produzione veramente molto limitata. Il primo anno 5.000 bottiglie per provare a muovere i primi passi sono stati mossi. Questo quando, Quando scusami, più o meno se tu puoi dare Era un'indicazione. il 2001-2002. Benissimo. Pensate che la Selva Bianca è nata nel 2003, quindi la prima etichetta di Selva Bianca la Perfetto. vediamo nel Bene, 2003. bene, 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 bene. E quindi ecco, questo è stato l'inizio e praticamente fin da subito i miei fratelli ci hanno supportato, hanno supportato me e mio padre, che in quel momento eravamo, diciamo, la forza motrice dell'azienda. Si faceva tutto, si potava, si ramava, si faceva i cantinieri, insomma, eravamo tutto. Poi quindi i miei fratelli che hanno supportato il progetto, quindi chi si è occupato di una cosa, si è occupato di un'altra e piano piano il colombaio è diventato ciò che è adesso, insomma un'azienda Senti, un parlando appunto pochino. dei fratelli, puoi anche dire i loro nomi se non ti dispiace, Sì. visto che tu hai citato Babbo Mario. Come si Certo. chiamano i St due praticamente Stefano supporters? Vai. Se Stefano il mezzano e Giampiero continuiamo a dire il più grande, ma man mano che gli anni passano, insomma, verrebbe da dire in un'altra maniera. Si invecchia. Ok, capito. Benissimo, benissimo, benissimo. Senti, ma Perdono, solo un appunto che oggi, in realtà da un anno e mezzo si è aggiunta alla famiglia. La famiglia c'è sempre stato, c'è nato, però si è aggiunto comunque con una parte abbastanza comunque importante, direi anche il figlio di Giampiero, mio nipote Filippo, che si è laureato in enologia e che
Adesso, se io mi posso permettere di essere qui a parlare con voi, è perché lui comunque è in cantina a gestire le manovre di Bene, cantina di bene, questa viva la mattina. gioventù, viva la forza giovane. Senti, una precisazione ti chiedevo. L'inizio della vostra azienda, cioè con quanti ettari avevate, dove sono dislocati gli ettari vitati e attualmente quanti ettari vitati voi avete? Siamo partiti con 4 ettari e mezzo, erano dislocati a San Donato e al Colombaio, dove comunque che è stato il posto che poi ha dato il nome, dove oggi produciamo uno dei nostri vini. L'unica vernaccia che non è qui, l'Albereta, proviene tutta dal Colombaio. E invece da San Donato, dove abbiamo la nostra Pieve Romanica e dove mi trovo adesso io, nasce invece il Cru Campo della Pieve, quindi un vigneto singolo che è sempre, che da Quindi quando è San nato, Donato è e una. direi grazie ad una persona, insomma, che conosco bene, che lo assaggiò e disse: questo, dice, è meglio degli altri. Eravamo in cantina, era l'inizio del 2011 e l'annata era la 2010, quindi 10 anni fa poi Bene, nasce bene, bene. Senti, il quindi cosiddetto. San Donato è una frazione di San Gimignano, vero? Non molto San Donato è una distante. frazione di San Gimignano, siamo sul versante sud-ovest della città, quindi comunque una zona vocata ai piedi del poggio del comune. È una zona che, anche se io adesso posso dire che l'azienda ha una proprietà anche sul versante opposto, sul versante nord-ovest, ci sono delle grosse differenze. Sia a livello di terreni che microclimatico. La maturazione, per esempio, dalla parte di là e da una parte bene, perché comunque ci dà il tempo di una migliore organizzazione. Per esempio, l'uva matura una settimana, 10 giorni prima rispetto a questa parte dove mi trovo, la nostra zona originaria e dove mi trovo adesso io. E direi che però, non lo so, la vocazione di questo versante, boh, per me, forse perché ci siamo nati, è quello di origine, ma secondo me è Ho capito. impareggiabile. Poi, proprio ai piedi di questo polmone verde che è la riserva naturale di Castelvecchio. Vabbè, quindi la conduzione diciamo che è prevalentemente familiare, la conduzione aziendale, c'è anche qualche altro personaggio che tu vuoi citare che vi dà una mano importante sia in vigna sia in cantina? Oppure, possiamo passare alla domanda successiva. La persona che vorrei citare è il mio terzo fratello, cioè Nicola, che dall'inizio, da quando la Selva Bianca, Nicola Berti, il nostro enologo, da quando la Selva Bianca è nata, è sempre stato con noi. Quindi quello che è stato un principio che ha sempre guidato il Colombaio è stato quello. Mio padre, lui dice sempre: non ho studiato, quindi non dico niente, però ha sempre detto una cosa estremamente importante. Quindi è stato sempre estremamente moderno, dicendo: il futuro è dei giovani, si cambia passo, e a volte arrivi a una certa età e non riesci più ad avere il passo che possono avere i giovani. Quindi gli impulsi che sono stati dati all'azienda sono stati dati sempre mettendo dentro forze fresche. All'inizio potevo essere io, il ventenne, adesso è mio nipote, però comunque Nicola, quando abbiamo incominciato a lavorare, aveva 25 anni ripeto, è una delle figure fondamentali, direi, è una delle figure, comunque, ecco, è diventato di famiglia. Bene. L'azienda, Vito, è cambiata perché dai 4 ettari e mezzo è diventata un'azienda di 22 ettari, quindi Bene, quindi. sicuramente c'è bisogno di preparazione, professionalità Senti, e mediamente quante bottiglie complessivamente fra bianchi, fra la vernaccia di San Gimignano e anche i russi, diciamo genericamente, chiamiamoli russi, quante bottiglie producete? Hai Sono, così a braccio, insomma, ecco. sì, sono, in questo momento sono circa 100.000.
Ovviamente adesso stiamo rinnovando alcuni vigneti di grande vocazione che credo diventeranno estremamente importanti per noi, perché vigneti che anni fa, quelli di ultima acquisizione, che un po' di anni fa hanno prodotto, credo, dei vini importanti di San Gimignano, di un'azienda importante di San Gimignano, e che noi abbiamo avuto la fortuna di poter acquisire nel 2016. Li stiamo rinnovando, abbiamo fatto delle scelte agronomiche abbastanza attente, quindi analisi attenta dei terreni e selezione dei cloni veramente oculata, ecco. Bene, bene Alessio, ti volevo chiedere un'altra cosa. Passiamo a parlare un attimino della conduzione anche in vigna. Naturalmente, da quando avevate 4 ettari ad oggi che ne avete 22, forse è cambiato qualcosa, oppure Babbo Mario ha seguito sempre il suo modo di fare, il suo modo tradizionale, insomma, cioè di condurre la vigna, insegnandoti, insomma, tutto il suo sapere, insomma, cioè contadino, oppure in questi ultimi anni è cambiato qualcosa, soprattutto, diciamo, nel metodo di condurre la vigna. Da quando è che voi siete biologici? Scusami, Senti, ricordamelo. esattamente proprio, ma sono una decina d'anni che siamo certificati. L'approccio è sempre stato quello di un integrato, quindi cercare veramente di usare anche prima, avere poi mio padre, insomma, più o meno ha sempre parlato di rame e di zolfo, non ha mai pensato a tecniche troppo differenti da queste. Poi a un certo punto ci siamo resi conto che comunque anche certificare l'azienda era una strada per far riconoscere al consumatore finale, che comunque, quindi mettere a porre il bollino verde sull'etichetta, comunque era riconoscibilità sullo scaffale. Ma di questo, permettimi se mi soffermo un attimo, per me e per noi non è mai stato. Non è un motivo di marketing, non è un motivo di comunicazione, cioè questo è uno stile di vita che o ce l'hai nella testa o se no alla fine non farai mai cose buone. Cioè noi siamo i primi a vivere in queste zone. Ormai abbiamo la certezza che preservare i posti dove viviamo è fondamentale, lo è per noi stessi, perché respiriamo l'aria di questi posti, di queste vigne, di queste coltivazioni di olivo. Credo che e spero che il periodo particolare in cui ci troviamo in questo momento sia un momento in cui far riflettere veramente molti anche agricoltori che ancora non sono arrivati a queste conclusioni per portarli dalla nostra parte. Credo non ci sia altra Benissimo, strada in benissimo, benissimo. futuro se non questa. Quindi non è una possibilità, è l'unica opportunità che abbiamo per riuscire a salvare le nostre terre e il nostro pianeta, insomma, in generale. Bene, senti, un'altra domanda, forse può apparire anche leggermente un po' scontata. Oltre al terzo fratello che tu hai citato, cioè Nicola Berti, dal punto di vista agronomico vi occupate voi personalmente oppure vi confrontate anche voi ogni tanto con un consulente esterno oppure con altri produttori, cioè per iniziare un'eventuale, insomma, cioè campagna, cioè, di conduzione, insomma, cioè trattamenti, tutte queste cose qui, capisci Vito, che. il consulto è quello, è sempre stato mio padre, poi è arrivato Filippo che è molto appassionato di quella parte lì, della parte agronomica, poi ci sono io che in 20 anni, se in 20 anni non ci hai capito niente, forse allora è meglio che tu cambi lavoro. E poi comunque ecco, quindi la nostra siamo noi, e poi devo dire che riuscire ad essere aperti e a confrontarsi sia con
colleghi produttori, sia con professionisti che svolgono questo lavoro dalla mattina alla sera, girando varie aziende, varie zone della Toscana e dell'Italia, sia fondamentale. Ma questo vorrei dirlo anche riguardo alla parte enologica, cioè della cantina. Il confronto è fondamentale, cioè senza confronto non credo tu possa pensare di crescere. Confrontarsi con i propri vini, confrontare i propri vini con gli altri, avere un'idea chiara di vino, la nostra è quella, come tu conosci bene, comunque di vini puliti, verticali, che comunque si rispecchiano il territorio, ma che comunque hanno anche un loro taglio stilistico preciso. Siamo biologici, ma la tecnica, secondo me, è una parte fondamentale, quindi essere precisi anche nelle vinificazioni. Secondo me, dà l'opportunità di bere bene e bere vini salubri. Però ecco, il confronto cantina e campagna. Senza di questo non si riesce a crescere. Bene, bene. No, niente, quindi hai in certo qual modo introdotto la domanda successiva che sto per farti. Se un appassionato vi chiedesse, ma scusate, qual è il vostro stile di vinificazione che adottate? È cambiato negli anni da quando avevate 4 ettari a oggi che ne avevate 22. C'è un approccio diverso alla vinificazione oppure alla maturazione dei vini? Qual è, secondo voi, il mezzo più adatto, insomma, cioè più attuale attualmente, insomma, anche per l'affinamento, insomma, dei vostri vini? Io dico che cambiamenti ne sono stati fatti perché, ripeto, senza cambiamenti comunque si rimane statici e rimanere fermi significa andare indietro per me, non andare avanti. Quindi devo dire che solamente dal punto di vista tecnologico è cambiata l'azienda. Quando nel 2002, fuori da quella porta che sto indicando ora, praticamente c'era un vecchio torchio. E qui dove sono adesso io ho fatto per la prima volta il vino. Questa era la nostra cantina, la stanza dove mi trovo in questo momento. Adesso ovviamente ci siamo spostati in un ambiente un pochino più grande. Però ovviamente sono cambiati gli strumenti, quindi dal vecchio torchio siamo passati a una pressa magari pneumatica che cura ha un trattamento del prodotto un pochino più gentile rispetto a quello che poteva essere uno strumento considerato che si potrebbe definire arcaico in questo momento. Quindi per me l'innovazione è fondamentale. Del resto poi però c'è da dire che la cosa che abbiamo sempre fatto fin dall'inizio è grande selezione delle uve, perché se te non tu porti in cantina grandi uve, la chance di produrre un grande vino non ce l'hai. L'altro ieri ero in vigna con un nostro cliente tedesco e a un certo punto avevo fatto qualche metro più avanti rispetto a lui, poi mi sono girato e mi ha visto che ridevo da solo e mi ha detto: "Ma cosa ridi?" L'ho detto: "Rido perché guardare questa uva è semplicemente godurioso", cioè quindi portare uva buona. E quello fa la differenza. Trattarla in maniera adeguata è un'altra. Lì incominciano una serie di piccoli dettagli che cambiano enormemente la qualità del prodotto. La qualità estrema si riconosce nei dettagli, non nelle macro cose, ecco. Senti, come definiresti questo stile di vinificazione? Scusami se sono ripetitivo. Il vostro stile è come tradizione nella moderno tradizionale moderno con il tipo, diciamo, guardando sempre, tenendo sempre ben presente la tradizione, sicuramente, insomma, anche perché se Diciamo che a me piace definirmi, definire la nostra azienda un'azienda contemporanea che riesce a rimanere al passo con i tempi senza stravolgere quelle che sono le nostre peculiarità. Quindi essere contemporanei significa essere
in questa maniera, cioè In un non certo qual modo stravolgere. valorizzare la tradizione, insomma, dai, Ah, certo, ma quello è in maniera senz'altro. moderna, in maniera moderna. Raccogliamo tutte le uve a mano, tutte in cassette, cioè abbiamo una cura maniacale, cioè questo è mantenere quello che comunque ci ha insegnato il nostro babbo ha 83 anni, quindi insomma, se non è tradizione quella. Scusami, un'altra domanda. Attualmente ci sono la vostra produzione contempla molto di più vini bianchi oppure cioè, diciamo che invece la maggior parte è russo? Non so Noi, se. no, no, noi, allora, San Gimignano è conosciuto per i vini bianchi. Poi la verità è che mi sembra che la superficie vitata di San Gimignano sia più ampia quella di vini rossi che della vernaccia di San Gimignano. In realtà noi invece rispecchiamo quella che è un po' l'immagine di San Gimignano. Abbiamo esattamente il 60% di terreni vitati a vernaccia e il 40% con vitigni a bacca rossa, che sono prevalentemente sangiovese e poi c'è anche qualche altra piccola varietà, ecco. Ho capito. Sicuramente varietà autoctone, insomma, cioè rispetto anche con qualche filare, insomma, di internazionale, Abbiamo qualcosa di locale, quindi come il canaiolo che entra a far parte di uno dei tagli del nostro Chianti Riserva. Abbiamo una piccolissima percentuale di Merlot diventa invece una parte del taglio del Chianti d'Annata e a dir la verità un vino che nessuno conosce e che verrà imbottigliato la prossima settimana è un Cabernet Franc in purezza e quello sarà il nostro. È stato un crucio che ho da tanti anni e che diciamo. Voleva essere, no, non dico un tributo a un'azienda che mi ha ispirato, ma che per me è un grande modello, l'azienda che produce il miglior Cabernet Franc in Italia. Quindi mi piaceva così tanto quel vino che ho deciso di provare a confrontarmi con il vitigno anch'io. Quindi abbiamo un ettaro di Cabernet Quindi Franc. c'è cioè, bella, bella, bella novità questa, insomma, cioè detta anche in diretta. La Bellissimo. vedremo tra un po', verrà Va imbottigliato per la bene, va prima bene, volta. va bene. Senti, allora, nella prossima domanda che ti faccio, sicuramente, insomma, sarai super esperto nel darmi indicazioni. Ti volevo dire, nei vostri vini, quali sono le peculiarità che cercate cioè, di riuscire a ricavare, insomma, e quindi che un appassionato possa ritrovare. Ti dico una serie di aggettivi: ricchezza, freschezza, longevità, facilità di bere, quindi bevibilità, credo che siano tutte ben rappresentate nella gamma dei vini che voi fate. Per voi, cioè, quali sono? Secondo voi le due caratteristiche peculiari che si ritrovano con semplicità, insomma, cioè con evidenza nei vostri vini? Io credo che sia la freschezza, vini freschi sempre in gioventù e anche durante l'invecchiamento. 2 giorni fa con qualcuno di noi, un ragazzo che era venuto a trovarci da Roma, ho stappato una bottiglia di Campo della Pieve 2014, era la freschezza fatta persona con grande complessità al naso, quindi vini complessi. L'altro giorno una ragazza che è passata qui da noi mi ha fatto un grandissimo complimento, mi ha detto: "I vostri vini sono profumati, ma la cosa più bella è metterli in bocca perché sono saporiti." E quindi le ho detto: "Ma io non ci capisco niente di vino, eh." E io le ho detto: "Guarda, dirmi una cosa del genere, mi fai uno dei più grandi complimenti, sai?" Poi gli addetti ai lavori parlano di sapidi, parlano di salati, ma saporito secondo me invece è proprio una parola che racchiude in sé invece tanti aggettivi e Certo, no, infatti c'è cosa buona. gustosità e sapore, insomma, cioè gusto e sapore sono le cose forse fondamentali. Sì, oddio, cioè, anche un attimo il naso vuole la sua parte, però quando poi
vino metti in bocca e ti sembra che sia un idillio, insomma, è una cosa veramente Il ti naso è lascia il senza primo parole, eh. approccio. L'approccio olfattivo è veramente importante. Credo che le più grosse delusioni ce le può regalare un vino che ha un naso perfetto e poi arriva in bocca ed è niente, e svanisce, è evanescente. Quindi riuscire a mettere, a combinare queste cose, un naso elegante, sottile, che tra l'altro un grande attributo che credo abbia la vernaccia di San Gimignano in generale, è il fatto di avere non degli aromi prepotenti, che quindi hanno bisogno Certamente. di abbinamenti Bene, bene, particolari con il cibo, ma di essere un vitigno da dei profumi estremamente gentili ed eleganti. Ma poi però in bocca è questa grande esplosione, sia la sapidità, l'acidità, la grande bevibilità che comunque poi ti ripuliscono la bocca mangiando e ti danno, diciamo, ti invitano sia a mangiare che poi a rimettere in bocca un altro beh, sorso di vino. Questo per me è i l'obiettivo. vostri vini hanno il pregio di essere gastronomicamente molto facili da abbinare, quindi cioè, diciamo che sono cioè, quei vini che proprio per chi li conosce, ma soprattutto credo che per il ristoratore sarebbe che li propone, potrebbero essere cioè, dei vini esempio in cui cioè, già sa cosa poter abbinare, insomma, cioè preparare il piatto e quindi poter abbinare il vino. Devo dire che Ma sono veramente molto molto saporiti. Cioè credo, Vito, che la dimostrazione che siano dei vini molto gastronomici è il fatto che comunque i nostri vini vengono somministrati prevalentemente nella ristorazione. In Italia, come in Giappone e dall'altra parte del mondo, in California, insomma, e devo dire che questo periodo estremamente difficile ci ha dato un gran morale, perché vedere i ristoranti chiusi aprile e maggio era veramente una cosa che ci ha rattristato e anche fatto preoccupare per il lavoro. E poi vedere che comunque poi ripartono i ristoranti, il lavoro riparte e che il vino è veramente apprezzato, cioè la Selva Bianca è rientrata subito nel suo percorso e ne sono state aperte veramente tante bottiglie negli ultimi mesi. Quindi anche durante nel 2020, l'anno del Covid, siamo riusciti anche a rispettare determinati numeri che per noi sono importanti, perché un vino deve essere di alta qualità, ma deve essere anche un vino approcciabile dal punto di vista del prezzo, e la Selva Bianca lo è decisamente. Ed un vino che si trova, incominciano a essere magari le 47.000 bottiglie di Selva Bianca di quest'anno un bene, numero bene, bene. importante Beh, che permettono di essere bevute in tanti posti, ecco. No, un buon esempio cioè di qualità anche con un certo numero di bottiglie, insomma. Quindi è cioè, molto, molto valido questa cosa, insomma. Ecco, cioè, mi fa enormemente piacere, insomma, da parte mia come da parte di tutti gli appassionati nel riuscire a trovare un vino con anche un'estrema semplicità, non è difficoltoso, insomma, ecco, se uno vuole bere una buona bottiglia di vernaccia, insomma, e ha conosciuto e ha assaggiato le vostre, quindi c'è ha facilità di riuscire a trovarle, insomma, almeno sul mercato italiano, credo, e come pure, insomma, sul mercato estero. Sì, ma Bene, io sono molto, molto, molto contento cioè della nostra cioè, chiacchierata che è stata cioè, molto sintetica, ma anche molto, molto utile, credo, anche agli appassionati nel conoscere un pochino più a fondo qualche aspetto della vostra azienda e quindi della vostra produzione. Direi che ho quasi esaurito il flusso di domande che vi dovevo porre. A questo punto io direi che la miglior cosa è benvenuti in cantina, in azienda, a chi è che qualsiasi appassionato cioè, vuole
le farmacista e chiuderei la nostra cioè, chiamata augurandovi, insomma, cioè, ancora ottimi risultati anche per questa vendemmia. A proposito, come va la vendemmia quest'anno? Cioè, è altamente buona, cioè, diciamo, ha gli idoli propizi per essere fantastica come la 19, oppure ancora meglio? Ho appena finito un giro di assaggi in cantina di mosti che ancora non fermentano, di mosti che già sono in fermentazione. Di solito sono io quello più cauto e quello più scettico e quello che è più critico. Devo dire che tutto il prodotto, tutto il mosto che per il momento è in cantina, ancora non abbiamo finito di raccogliere la vernaccia, dobbiamo iniziare con i rossi, ma devo dire che è veramente di qualità estremamente alta. È uno degli anni in cui di più dico sì, tutte le vasche che assaggio sono di un livello molto alto. Quindi il 2020 è stato difficile, ora in realtà ancora non è finita perché fra domani e dopodomani inizia un po' di pioggia e adesso devo essere onesto, anche no, insomma, potevamo farne a meno. Questo settembre è stato particolare perché abbiamo avuto 2 settimane di caldo estremo, ci metterà in difficoltà un po' con i rossi, che vede le uve un pochino sofferenti. Le uve di rosso sono gli ultimi 3-4 giorni sono un po', diciamo, qualche acino un po' appassito e non è che ci fa piacere. Magari, ecco, una rinfrescata con l'acqua, chissà che non possa essere terapeutica. Non lo so. Va bene, non ti Te lo dico fra 15 giorni. Va bene, va bene. Senti, allora, io comincio con i ringraziamenti. Ti ringrazio per il tempo che ci hai dedicato. Sicuramente c'è... ritornerò in azienda a riassaggiare qualche cosa, cioè, di speciale, soprattutto mi ha messo la pulce nell'orecchio di questo Cabernet Franc. Di nuovo fai saluti a tutta la combriccola famigliola che hai citato all'inizio, soprattutto a Babbo Mario. Ringrazio. È un personaggio che secondo me va conosciuto. Niente, ti ringrazio ancora del tempo dedicato e ti saluto in maniera, cioè, più cordiale possibile. Ti dico buona giornata e spero di vederci presto. Benissimo. Grazie, grazie a te, Vito. Grazie.